L'ospite di oggi è davvero speciale, tra poco vedremo perché. Benvenuti a una nuova puntata di Non Batter d'Occhi. In questa puntata non si parlerà soltanto di montaggio cinematografico. Oggi sono in compagnia di Andrea Venditti. E voi chi siete? Samigis! Vediamo se Andrea ricorda qual è stato il nostro primo lavoro. Siamo partiti con No Smoking. Siamo partiti con No Smoking nel lontano 2016. Signori e signori, torniamo indietro nel tempo. Mi chiamo Riccardo e ho solo due vizi: il rispetto delle regole e le sigarette. E va bene così. Sempre preciso il nostro vice direttore, eh? Bravo, bravo. Lei farà molta carriera. Perché le due cose vanno d'accordo e niente e nessuno cambierà mai questo. Ah no, scusa, per te vale solo il mondo delle regole, scusa. News dell'ultimo momento. Si tratta del principale intervento normativo in materia di tabacco degli ultimi anni. Una serie di drastiche soluzioni per combattere le malattie derivate dall'abuso di sostanze cancerogene. Tra queste, il divieto assoluto di vendere tabacco da fumare, nonostante sia stato finora monopolio di Stato. Come ho iniziato posso tranquillamente smettere? Sono solo sigarette. Smoking, no. Comedy trailer, bello, bello, bello. Adesso commenteremo una delle scene che mi piacciono di più del cortometraggio No Smoking. Trovo davvero interessante, a distanza di qualche anno, il modo in cui è stata girata questa scena, l'interpretazione del personaggio e l'atmosfera che la musica crea. Ti vuoi svegliare? No, scusa, che fa che fumo. Ma non sta neanche bene, eh? Senti, ma che c'è un'altra? Guarda che io le compro, mica me le regalano. E le compri? E le compri? Scendi al vicolo, ce ne stanno pochi dei spacciatori. Ma dici che a questo ritrovo ancora? Ma che cazzo stai a dire? Grazie. Perché io non ho nulla di questo corto? Chiedetelo perché. Perché Andrea non ha. Aspetta, così, avvinghiato. Voglio dei pezzettini, voglio un trailer. Voglio Alla visione di Rimborso Spese, secondo cortometraggio dove abbiamo collaborato insieme, Andrea si lascia andare a delle rivelazioni scottanti. Si vede che vi prendete di più tra di voi. Ci saremmo presi ancora di più. Se non no, c'è stata la possibilità. Beh, quante rivelazioni, Andrea? C'è stato. No, cazzo. Oh, vabbè, no, non c'è stato nulla, attenzione, non è successo nulla tra me e Cristiana. Semplicemente c'era del piacersi, ecco. Ok. Allora forse non è chiaro, io ho fatto il cazzo. Azione. Questa è carina, preso l'aereo. Sì. Dal 20 al 22 settembre 2019 al Palazzo della Cultura a Catania ho avuto l'onore di partecipare all'undicesima edizione del Festival Internazionale del Cortometraggio. Un applauso a Rimborso Spese. E allora a questo punto facciamo salire sul palco il regista che è qui in sala, Michelangelo Di Pio. Grande, Giorgio col microfono. Ci ha fatto sorridere Michelangelo. Stavo un passo dalla porta con la coda tra le gambe invece. Grazie mille. Invece il pubblico ti ha premiato. Grazie. Si è identificato secondo me nel tuo cortometraggio, oltre ad aver apprezzato la qualità chiaramente. Allora vogliamo dire che tutto questo è visibile su It's Art, il nuovo palcoscenico virtuale. E diciamolo, un catalogo di contenuti disponibili in live streaming e on demand, un palcoscenico virtuale per teatro, musica, cinema, chi più ne ha più ne metta. Rimborso Spese si trova lì. Dovremmo continuare a fare cose del genere, Michelangelo Di Pierro. Ma io vorrei rifare una commedia.